Buongiorno Pietro. Ciao, buongiorno a te Annalisa, come va? Bene, Ben ritrovato. Noi bene, voi la macchina organizzativa come procede? procede benissimo nonostante il caldo che qui a Napoli E anche è a Milano veramente, uguale. ecco, immagino, adesso veramente c'è voglia di andare un po' al mare considerando anche quello che succede sui mercati. Non so se hai visto, oggi il mercato italiano è veramente sonnolento, Sì. movimenti micro movimenti, nonostante il DAX acceleri con grande forza. Se fai caso, negli ultimi 10 minuti il DAX si è fatto quasi 50 punti e noi non siamo riusciti a seguirlo. Si è perso un po' questa correlazione. Siamo in una fase assolutamente di stanca dove i titoli seguono in qualche modo quelli che sono i risultati del primo semestre 2017 e quindi di fatto le uniche storie che si muovono sono quelle là che in qualche modo sorprendono in positivo e negativo i mercati e non a caso oggi il titolo leader è Banca Popolare Emilia Romagna proprio in virtù dei Sì. risultati che ha dato ieri. Quindi insomma direi che è quasi giunta l'ora di andare al In mare. vacanza. Sì, per me fortunatamente l'ultimo giorno di lavoro sono con i Bermuda sotto la camicia e quindi sono proprio in fase di partenza e sono felice perché è stato un primi 7 mesi tosti e ogni tanto il trader credo sia bene che cerchi un po' di ricaricare le batterie staccando un po' dai mercati. Certo, perché poi si riparte a settembre a pieno ritmo. Sì, in realtà a fine agosto, quindi ancora prima e bisogna ricaricarsi. Ecco, È qual è un mestiere. la tua strategia per andare in vacanza tranquillo? Hai liquidato un po' di posizioni? Ho assolutamente liquidato tutto. Ah, tutto. Adesso mi è rimasta. Adesso, insomma, chiuderò stasera. Ho due posizioni, una su Tenaris, una su Wipper. Ma liquido tutto perché credo che l'unico modo per essere totalmente sereno è quello di staccare tutto e di evitare di stare continuamente attaccato allo smartphone. Auspicio che tutti noi abbiamo, però poi ti confesso un piccolo retroscena, tutte le, diciamo, le mogli e le fidanzate dei trader impazziscono perché diciamo, tutti noi siamo un po' dipendenti dal guardare i mercati, quindi l'auspicio è quello e Del io spero resto che il diciamo, trading è un lavoro, ma è anche una passione, come ben ci insegni tu anche in tutto quello che fai, quindi le ma passioni non sono a termine, non vanno in vacanza. hai ragione, però sai, se non è condivisa la passione bisogna anche rispettare, diciamo, chi non ha la tua stessa passione, quindi non è semplice la vita con un trader, ma insomma è anche bello, ti dico, io sono entusiasta perché ogni giorno, diciamo, mi sveglio e la mia passione coincide anche con il mio lavoro e credo che non c'è di meglio, che cosa si può volere di più, quindi insomma è un grande privilegio e quindi bisogna esserne felici di questo ogni giorno. Io insomma sono entusiasta per questo. Ecco, prima di chiudere tutto, qualche occasione l'hai avuta oggi con qualche titolo? Guarda, oggi no, però in realtà è stata una settimana, diciamo i primi 4 giorni sono stati interessanti perché ho fatto trading su un asset che non avevo mai fatto e questo a proposito di essere sempre sul pezzo e di non limitarsi a guardare le solite cose, che se ti ricordi ne parlavamo anche venerdì scorso, il bond Sì, ho venezuelano, le visto obbligazioni che è andato venezuelane. bene. Sì, è stato un trade veramente molto, direi anche fortunato per certi versi, perché prendersi un più 15 in un giorno è bravura, ma è anche fortuna oggettivamente, perché non credo che nella storia del Venezuela c'era un rialzo così importante. Sostanzialmente su che cosa si è fatto leva? Che un 2027 che quota sotto 40, considerando che ha una cedola del 9,5%, è naturalmente un bond che di fatto sta scontando un default a brevissimo. Considerando che questa fattispecie, secondo me, non è esclusa, ma non la immaginavo a brevissimo, cioè nell'arco di giorni/settimane, l'opportunità era su questi stormi che c'erano, che hanno portato il 2027 fino a sotto 40, adesso batte 44,69, quindi una straordinaria opportunità di trading, non di investimento. Se uno fosse stato un po' più avido
avrebbe mantenuto anche una parte magari per giocarsi proprio il colpaccio, ma io ho preferito di no. Ma è stato un trade veramente straordinario, è stata una bellissima opportunità, e questo fa parte anche della curiosità intellettuale che deve un po' accompagnare tutti noi, visto che il mercato italiano dava pochissime opportunità e gli altri mercati che tipicamente seguo ancora meno. Uno si deve un po' ingegnare e trovare delle occasioni. Oggi invece proprio niente, onestamente mi ero giocato una piccola cosa su Tenaris, perché ha fatto un movimento, non so se riesce a seguirmi con un grafico, sì, perché forse anche a livello didattico è interessante. Dopo la seduta di ieri, che è stata per certi versi drammatica, i risultati hanno deluso, sì, nonostante francamente mi aspettavo una reazione più contenuta, in ogni caso il mercato ha sempre ragione. Ma la cosa che mi è piaciuta stamane, oddio, che mi ha fatto riflettere più che piaciuta, è questo shakeout, cioè questa, noi la chiamiamo sciacquata. Se guardi nella barra che è stata fatta alle 9:20, di fatto è venuto giù il titolo mangiando circa 30 tick in pochi secondi, e questo quasi sempre è il segno che si vogliono far scattare tutti gli stop di chi è al rialzo e sta soffrendo. Se vedi questa barra che ha portato da 88 a 60-61 in pochissimi secondi, è la classica sciacquata, cioè partono queste macchine che vogliono far uscire tutti i long stop, quindi si vanno a prendere gli stop fino a 61 e poi tipicamente cercano un movimento di ripartenza. Questo, diciamo, è un parte della configurazione che mi piace molto, perché in qualche modo fotografa come le mani forti vogliono spiazzare i trader privati andandogli a prendere gli stop e ripartendo. Quindi questa era l'idea. In realtà diciamo il titolo sta facendo bene, ma non così bene come immaginavo, però a livello didattico è credo un buon insegnamento, nel senso, quando si vedono queste sciacquate velocissime, spesse volte, soprattutto quando sono scarsi volumi come in questo caso, è proprio l'obiettivo delle mani forti di tagliare le gambe. È un indicatore di ripartenza, potrebbe essere, perché l'azione di chi ha tanti soldi e quindi può condizionare il mercato e quindi le scelte invece di chi, come il trader retail, diciamo tipicamente ha un atteggiamento un po' meccanico, cioè mettere gli stop per limitare le perdite, vanno a prendere tutti gli stop e poi la ripartenza se la fanno da soli. Un atteggiamento, diciamo, abbastanza, come dire, non bellissimo per i trader privati, ma il nostro obiettivo è proprio cercare di comprendere come gli istituzionali vogliono trarci dei trabocchetti per utilizzare proprio quei trabocchetti a nostro favore. Questa è la sostanza del trader privato, che deve fare un ragionamento di secondo livello, cioè non ragionare come tutti, ma come tutti i privati, ma fare un ragionamento un po' più evoluto per cercare di trarre beneficio da quelle che sono le azioni, come dire, di disturbo che tipicamente vengono fatte sui mercati, soprattutto mercati liquidi come questo, dove veramente basta poco per portare su e giù i titoli con grande semplicità. Certo, anche perché con 4.000, poco più di 4.000 lotti scambiati, effettivamente, cioè spostare poi le direzioni è veramente molto facile. Eh sì, purtroppo sì, e questo secondo me è uno dei motivi per cui è importante in questa fase, se si vede che non c'è da fare, tante volte alzarsi e staccarsi dai monitor, perché a furia di cercare l'opportunità uno per noia fa l'operazione e poi si mette in una condizione difficile. Tante volte bisogna anche avere il coraggio e la forza di staccarsi un attimo dai monitor, perché se non ci sono opportunità è inutile andarcene a cercare forzando. Oppure si rischia di guadagnare un paio di tick e poi magari ci si trova impelagato in una situazione complicata. Meglio lasciar perdere e cercare, diciamo, di entrare quando il mercato è un po' più attivo. Invece l'operazione su Alfio Bardolla poi è rientrata, perché avevamo parlato della perdita iniziale. Sì, l'operazione su Alfio Bardolla è stata un'operazione anche qui fortunata, nel senso che
Io, diciamo, avevo detto insieme a te in diretta che il titolo scendeva e di fatto è sceso, però insieme al titolo c'era un warrant che nel momento in cui noi parlavamo non faceva prezzo. In realtà la cosa peculiare è stata che il warrant ha fatto prezzo solo in asta di chiusura, quindi non ha mai negoziato nel corso della giornata, ha fatto solo prezzo in asta di chiusura e ha fatto un prezzo straordinario, cioè ha guadagnato il 100% il primo giorno di quotazione. Quindi la perdita del 10% sul titolo è stata più che compensata, anzi ha generato un guadagno straordinario grazie al warrant che ha pagato. E quindi, diciamo, anche qui da un'operazione che sembrava non perfetta, in realtà è nata una buona opportunità data proprio da questo warrant, sul quale non avevo grosse aspettative, invece in realtà ha fatto prezzo in asta di chiusura e mi ha consentito di liquidare. Naturalmente questa era un'operazione che si chiudeva a strettissimo giro. Adesso mi arrivano ancora domande via email su Alfio Bardolla, ma la mia logica era assolutamente speculativa, non mi sognerei mai di avere un portafoglio, un titolo così sottile. Ricordo che ho fatturato veramente ridotto di 6 milioni di euro. Il ragionamento è lo stesso, considera che scambia pochissimo e il rischio di trovarsi con il cerino in mano è alto, quindi non amo i titoli sottili e quindi non è una mia consuetudine averne in portafoglio. Quindi anche qui bisogna essere chiari sul time frame, l'operazione era di strettissimo respiro e chi se l'è tenuto in portafoglio evidentemente aveva logiche e obiettivi diversi rispetto ai miei, che erano puramente, diciamo, opportunistici rispetto a una PO che poteva essere molto gettonata in virtù del grande seguito che ha questa persona, che di fatto poi è riuscito a collocare all'inizio bene. Adesso il titolo corregge, ma d'altra parte il mercato fa il suo corso e è giusto che lo faccia. Certo. C'è un messaggio per te a proposito di Tenaris da parte del nostro telespettatore Paolo, dice: seguivo da ieri Tenaris, avevo visto gap del 28 settembre 2016 a 11,53, hanno anticipato come spesso, dopo il forte pervenduto, bel movimento, buone ferie e buona giornata al bravissimo Pietro. Sì, grazie per aver scritto. Sì, Tenaris, diciamo, è una storia che è una delle peggiori onestamente a Piazza Affari, nonostante il prezzo del petrolio tutto sommato non stia registrando questi tracolli terribili, Tenaris va in sofferenza. Anche qui la mia logica onestamente era molto opportunistica, nel senso che vista la sciacquata mi sono lanciato. Non è un titolo che preferisco particolarmente, perché anche qui tipicamente amo i titoli con grande forza relativa e Tenaris non lo è. Tecnicamente la cosa che mi ha indotto è proprio questa, diciamo, il movimento che ho raccontato prima, che mi ha sempre dato delle belle soddisfazioni, cosa uguale successa ieri su Campari. Non so se hai visto ieri sui dati, sì. Il movimento è stato analogo. Che succede? C'è un movimento di, come dire, di auto avverazione di un movimento, nel senso che quando scattano le vendite scattano gli stop mandano giù il titolo violentemente fino a quando si esaurisce questa fase impulsiva, e quello probabilmente è il momento più interessante per intervenire, naturalmente in termini di rischio e rendimento. Si rischia poco per catturare un rimbalzo più proficuo, quindi la strategia è anche qui un po' antintuitiva, cioè comprare quando tutti vendono, questa è la sostanza, e considerando che il 90% degli investitori retail, ahimè, non è in profitto, fare esattamente l'opposto di quello che fanno gli investitori retail spesso è la strategia migliore, e non a caso alcuni hedge fund inglesi che hanno proprio questa idea fanno da anni dei profitti straordinari. C'è un'altra domanda per te da Mirko in chat, dice: questo balzo in avanti del DAX, dato che euro dollaro non si è mosso, serve per tirare dentro i longhisti prima dei no farm payrolls per poi bastonarli al ribasso, si può spiegare così? Ma diciamo questi ragionamenti un po', come dire, io seguo più il prezzo che queste idee un po', come dire, peculiari. Ci può stare, io la cosa che vedo è questa: se metti accanto l'indice DAX giornaliero e il FTSE MIB giornaliero, è come se avessi allo specchio due grafici. Guarda che differenza che c'è. Il DAX
a partire dal massimo toccato il 21 giugno, non fa che disegnare massimi e minimi decrescenti. Stranamente, e in maniera abbastanza peculiare, considerando la storia del nostro FTSE MIB, sul nostro mercato succede esattamente l'opposto. Quindi a partire da minimi del 29 giugno non si fa che salire con questo trend crescente. Quindi c'è un'assoluta distonia, per certi versi peculiare, perché sono due indici storicamente sono correlati, e per una volta tanto il nostro mercato mostra molta più forza relativa rispetto al DAX. Onestamente, nonostante il rialzo di oggi del DAX, per me l'impostazione è fino a prova contraria ribassista, fin quando l'indice DAX rimane sotto 12.300, quindi non inverte i massimi decrescenti, per me il trend è ribassista. Però una volta tanto registriamo una maggior forza relativa del nostro indice, che volente o nolente, piano piano, zitto zitto, stamattina ha testato i massimi annuali. 21.830, che era il massimo toccato il 16 maggio, è stato testato oggi. E il nostro mercato, senza dei movimenti eclatanti piuttosto che dei strappi sorprendenti, zitto zitto si è andato a fare dei massimi, nonostante il DAX invece sia sui minimi degli ultimi tre mesi. Questo è un buon segnale che ci lascia ben positivi su una seconda parte dell'anno, che potrebbe ancora vedere il nostro indice sovraperformare l'indice DAX, e ne sarebbe ora, considerando che ormai sono 10 anni che il nostro mercato fa male, cioè fa peggio del DAX, e quindi è giunta l'ora che ci sia una riscossa. Ecco Pietro, prima di salutarci e augurarci buone vacanze, volevo far vedere ai telespettatori, per chi non l'avesse ancora visto su Facebook e su tutti quanti i social, i backstage dello spot di Investing Roma, perché è davvero molto simpatico, c'è ironia che ti contraddistingue, che contraddistingue tutto il tuo team, quindi lo mandiamo in onda. Grazie. Chiedo aiuto alla regia, vediamo quando è pronto. Pronto? Mi licenzio. Che sensualità. Adesso sta avvertito, così premo rec. Lo so. Ama il mondo, per aspettarmi. Interpretazione veramente da cane. Questo è il più grande evento d'Italia. Yeah! Ok, evita di ridere. Eccoci qua, veramente molto simpatico. Grazie per la sorpresa, non era concordata questa cosa, no, ti ringrazio. Però ci siamo messi un po' in... con una risata. Esatto, Annalisa, io spero che il proseguo dell'anno sia anche un po' all'insegna del prendersi un po' più alla leggera. È già un mondo complicato, ogni tanto bisogna essere un po' autoironici e cercare di promozionare le cose, non con la solita cosa impostata. Ogni tanto essere un po' ironici credo che aiuta anche a avere una qualità della vita migliore. Il 15 settembre, per chi parteciperà, sarà veramente una bella occasione per conoscersi tutti, per fare networking, insomma, per far parte di questa grande community che è comunque quella della finanza, oltre che un prezioso momento di approfondimento e di formazione. Sì, mi piace molto che tu rimarchi questo discorso del networking. Il trader è un mestiere un po' da solitari, tutti siamo nei nostri uffici, nelle nostre postazioni un po' da ozi. È un modo anche per incontrare delle persone con cui si condivide la stessa passione. E ti dico un piccolo retroscena: buona parte dei ragazzi del mio team li ho incontrati, li ho conosciuti proprio a eventi di questo genere. Quindi è anche un modo, poi abbiamo cominciato a lavorare insieme. E questo ti assicuro che capita molto più spesso di quanto uno si immagini, quindi è anche un modo per conoscere delle persone con cui magari chissà anche sviluppare un progetto professionale insieme, e per me è stato così, è stato molto interessante e proficuo, quindi è anche un modo per conoscerci.
Bene, Pietro, buone vacanze. Ciao, ci rivediamo a fine agosto. Fine agosto, grazie, buone vacanze. Per chi ci va, a tutti i tuoi telespettatori. Buon fine settimana. Ciao, ciao. Ciao, Pietro. Ci fermiamo per la pausa.